Un capo mafia stava per scappare da Palermo. Si tratta di uno degli imputati del processo nato dall'operazione Cupola 2.0. In particolare, a decidere di scappare sarebbe stato uno dei capi del mandamento mafioso Porta Nuova, quello che governa sui quartieri del centro storico. Da questo particolare è nata la decisione di accelerare l'operazione di oggi, ribattezzata Operazione Centro, che ha portato all'esecuzione di 9 fermi disposti dalla DDA di Palermo. I carabinieri, nel corso delle indagini, hanno accertato il concreto pericolo di fuga del capo mafia, sul cui conto a breve sarà emessa sentenza nel processo d'appello conseguente proprio all'operazione Cupola 2.0. Sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione consumata e tentata con l'aggravante del favoreggiamento alla mafia e traffico di droga. Tra i fermati ci sono Franco e Massimo Mule, padre e figlio, scarcerati dopo una serie di ricorsi. Le indagini hanno messo in luce la struttura di vertice della famiglia mafiosa di Palermo Centro, che controlla i quartieri Capo, Ballarò, Calza e Bucciria, inquadrata nel mandamento palermitano di Porta Nuova, documentando la realizzazione di numerose riunioni di mafia, alcune di queste svolte con modalità riservate all'interno di una sala da barba gestita da uno degli indagati. I carabinieri hanno accertato numerose estorsioni effettuate a tappeto sul territorio, 3 delle quali contestate agli indagati, poste in essere al fine di alimentare le casse dell'associazione mafiosa. Per ridurre i rischi di denunce da parte dei commercianti, l'associazione mafiosa avrebbe realizzato sistematicamente l'imposizione di una lotteria abusiva, la cosiddetta riffa, obbligando all'acquisto dei biglietti i commercianti della zona e minacciandoli nel caso in cui questi non avessero aderito alla richiesta.